Ecco, io personalmente è il punto su cui più di tutti sbatto la testa in me stesso, ma anche negli altri, cioè quanto è ostinata la tendenza dell'essere umano a ripetere sempre le stesse modalità di funzionamento e di rapporto. Ci sono sostanzialmente, credo, due modi di concepire l'azione. Una è il modo traumatico e l'altro è il concetto di difesa. Io la presenterei così. Il modo traumatico qual è? Se io ho subito un trauma, ho una tendenza, trauma relazionale o trauma di un qualche tipo, ma relazionale, ho la tendenza inevitabile a ritornare a quella modalità di funzionamento che il trauma ha determinato dentro di me. Questo sembra, è il grande tema di Freud, al di là del principio del piacere, quando Freud è rimasto sgomento dal fatto che lui pensava che gli esseri umani cercassero il piacere, e invece si accorge che cercano di ritornare su cosa gli ha fatto soffrire. E lui dice, al di là del piacere, perché? Uno dice, vabbè, ho avuto questo trauma, la cosa normale sarebbe di dimenticarlo, di andare il più possibile fuori. No, invece è l'opposto, ci devo ritornare per padroneggiarlo, per capire veramente che cosa è successo, perché c'è in noi un aspetto distruttivo per cui certe volte, la pulsione di morte, per cui la pulsione di morte certe volte dà più soddisfazione di quella di vita, come se il distruggere certe volte desse più piacere, come scarica del costruire, del godere. Ecco, Freud, la risposta che lui ha dato sono due. Una, il trauma ci si torna sempre perché è un tentativo di padroneggiarlo. Due, il trauma ci si ritorna sempre perché il trauma è violenza e male, e la violenza e il male purtroppo ci piacciono. No, ecco, infatti Freud diceva che l'unico modo per combattere la violenza che è dentro di noi è di aumentare la quota erotica che noi abbiamo. E questa è la famosa risposta di Einstein, no? Nel saggio, che cos'è? Einstein chiese a Freud, ma come si fa a eliminare la guerra? E Freud molto tristemente disse, la guerra il mondo non la eliminerà mai, perché gli esseri umani provano un piacere cupo nell'esercitare anche aspetti violenti. L'unico modo per combattere questo, che è un modo di parlare della funzione di morte, aspetti violenti possono essere muti, possono essere espliciti, ma comunque questa distruttività della vita, questa pulsione antivitale che è dentro di noi, che lui chiamava pulsione di morte, la si può combattere aumentando al massimo grado gli aspetti erotici della vita. Erotici non vuol dire sessuali soltanto, ma tutto quello che la sessualità comporta, il legame, l'incontro, la solidarietà, l'apertura, la curiosità, la scienza, l'arte, la natura, la religione, tutte queste cose che. L'altro aspetto sono le difese. Noi abbiamo una tendenza a dire che una volta che abbiamo utilizzato certe difese, bene o male, hanno funzionato, noi tendiamo per una sorta di risparmio psichico a ritornare sempre su quelle difese là. Cioè, non dimentichiamoci mai che la nostra mente cerca sempre il risparmio. Il dispendio è una forma, il risparmio è un'altra, il risparmio della fatica, il risparmio del cercare nuove strade, perché se io ho adottato sempre delle difese aggressive, delle difese evitanti o delle difese narcisistiche, tenderò a ritornare su quel tipo di difese, perché hanno ben o male funzionato e perché bene o male si sono diventate connaturate con la mia natura e sono diventate me stesso. Quindi la pulsione a ripetere è anche come dire una fedeltà come noi siamo stati fino adesso, come se il cambiamento noi da un lato lo desideriamo, ma dall'altro ci fa paura perché ci sembra di tradire qualcosa che noi siamo sempre stati. Per esempio un borderline dice, ma perché lei mi vuol far diventare un bravo bambino? Io in fondo sono stato male, ma ero anche orgoglioso di essere un tremendo rompiscatole con tutti. Mi dava una sensazione di forza, questa mia impulsività, questo fatto che mi dicevano, sei un ribelle, nessuno ti potrà mai regolare. Ecco. Ci soffrivo per questo, lasciavo le persone amate, stavo male, mi sentivo solo, ma anche mi dava una sorta di orgoglio. Quindi le difese e i traumi sono i due grandi pilastri. E qual è l'alternativa? Far vedere che c'è nella vita di ognuno di noi qualcosa che noi non abbiamo ancora conosciuto e che vale la pena di conoscere. Io insisto molto su questa idea. Tu credi di aver vissuto la vita? Non del tutto, ci sono delle cose che ancora non sai e che ti possono dare piacere. L'incontro umano di un certo tipo, la bellezza, l'arte, la scienza, la natura, i bambini, gli animali, il cielo, il sesso. Veramente tu sai tutto di queste cose? O ci sono cose di queste cose che ancora non sai? So, capisco che qui si va un pochino sul poetico, ma comunque penso che attivare questa dimensione poetico-romantica sia una delle funzioni della psicoterapia e della psicanalisi.